sono stancato di aspettare messaggi di speranza, prospettive di futuro condivisibili. I grandi uomini parlano sul palco, ci propinano slogan e promesse inaffidabili. A cosa sono serviti quei fiori nei cannoni se continuano a sparare su gente che non c'entra niente? Cosa dirò ai miei figli che mi sono fidato di un branco di bugiardi sperando in una terra più vivibile? Pace, amore, giustizia e libertà, se son solo parole, che senso ha? Pace, amore, giustizia e libertà, perché lasciarli in mano a chi le tradirà? C'è chi dice, pensa a sopravvivere, ma se siamo venuti al mondo è per lasciare un segno incancellabile. Mio padre mi diceva, meglio pensare in grande, anche senza soldi, anche se sei in mutande. Che fine avranno fatto le lotte, gli utopie, gli ideali, i grandi sogni di ragazzi indomabili? Sai che a volte ho nostalgia di noi, quando cantavamo insieme davanti a un fuoco in riva al mare. Pace, amore, giustizia e libertà, si sta levando un grido in tutte le città. Pace, amore, giustizia e libertà, mai più lasciarle in mano a chi le tradirà. Pace, amore, giustizia e libertà. Yeah, yeah, yeah. Buonasera a tutti. Calimera è orgogliosa di ospitare il dottor Nicola Gratteri, il dottor Francesco Mandoi, con l'occasione di presentare il suo ultimo lavoro del dottor Nicola Gratteri, Complici e colpevoli. Un testo fondamentale, la cui lettura approfondita ci fa capire come la nuova criminalità si sia organizzata, anche nelle regioni più a nord del nostro paese. Voglio leggervi le parole pronunciate da un boss calabrese e intercettate dalla direzione di settore antimafia di Milano. La gente ci descrive come fossimo dei mostri, delle persone senza scrupoli, come se ammazzassimo la gente così a caso. Non è vero. Sappiamo farlo quando serve. Io so essere cattivo quando serve. Se non serve, faccio la persona normale. Queste parole sono rappresentative della strategia che le mafie usano oggi per infiltrarsi in maniera sempre più capillare nel tessuto socio-economico del nostro paese. Oggi la criminalità non ha più bisogno di sparare, ha acquisito la capacità di muoversi sotto traccia, senza suscitare clamore o allarme. Come sindaco ritengo fondamentale questo testo, capace di istruire gli amministratori su come le mafie oggi si presentino con il volto rassicurante di figure professionali in grado di offrire servizi e soluzioni a basso costo, a partire dallo smaltimento dei rifiuti sino ad una sorta di welfare di prossimità, più efficace rispetto a quello spesso carente dello Stato. Il dovere di tutti noi cittadini è quello di vigilare, di non sottovalutare questi rischi. Per questo, insieme all'Associazione Puglia 360 e il Dato Gira, abbiamo organizzato questa manifestazione. Grazie mille. Grazie sindaco, non posso non unirmi al ringraziamento al dottore Gratteri e al dottore Mandoi per aver accettato di essere qui a Calimera. Ospitarvi per noi
è un onore e non è una frase di circostanza. Calimera non è un'isola felice in tema di cultura alla legalità, però possiamo dire, e lo diciamo a voce alta, che è un laboratorio attivissimo, è un laboratorio vivissimo, perché quella cultura piano piano possa entrare nella vita di ciascuno di noi, la possa plasmare per realizzare quella convivenza civile fatta di rispetto degli altri, rispetto degli altrui diritti, rispetto dell'altrui libera determinazione. Associazioni e istituzioni nell'arco di un intero anno si intersecano, si avvicendano in progetti che hanno come unico oggetto quello della legalità. E lo facciamo soprattutto per formare i nostri concittadini e soprattutto per formare le generazioni, le nuove generazioni più giovani. Non più tardi di un paio di mesi fa abbiamo inaugurato con l'associazione ACEA qui a Calimera lo sportello anti-usura e anti-racket, che va proprio nel solco dell'impegno che abbiamo nei confronti della lotta nei confronti della mafia. A noi ci piace chiamarla mafia, non criminalità organizzata, perché riteniamo che chiamarla mafia dia maggiormente il senso prima del nostro disprezzo nei confronti delle associazioni delittuose e poi perché mafia dà più forte il senso dell'associazione delittuosa, delinquenziale. Chi sale le scale del nostro comune trova per ogni gradino il nome di una vittima di mafia e lo facciamo perché il loro ricordo possa continuare a vivere e possa non affievolirsi mai. Calimera, lo sapete, è il paese di Antonio Montinaro e ogni anno a maggio ricordiamo il sacrificio di Antonio Montinaro. Lo ricordiamo e lo raccontiamo ai nostri ragazzi che non hanno conosciuto Antonio, ma lo conoscono attraverso le nostre parole, lo conoscono attraverso quell'insegnamento che lui ci ha lasciato, perché vogliamo che il ricordo di Antonio possa aiutare a progettare il futuro dei giovani calimeresi. Con il sindaco e con l'intera amministrazione comunale abbiamo voluto creare attorno al monumento dedicato ad Antonio Montinaro un giardino delle idee, dove piantare delle frasi come fossero dei semi capaci di germogliare nei nostri cuori. E noi abbiamo voluto, dottore Gratteri, lasciare un ricordo tangibile della tua presenza qui. Abbiamo voluto scrivere una frase da piantare in questo giardino e poi con il sindaco la leggeremo, una frase che è rivolta soprattutto ai giovani, perché i giovani non girino mai la testa dall'altra parte e non si sottomettono mai alle forme di intimidazione e alla violenza. Quando parliamo ai nostri ragazzi di mafia diciamo che forse il nostro futuro può tingersi dei colori più vividi della speranza, che ha vissuto come noi gli ultimi 30 anni di storia italiana di lotta alla mafia, dalla strage di Capaci di via D'Amelio ad oggi, ha vissuto una sorta di percorso che va da un senso di impotenza immediatamente successivo a quelle stragi ad un leggero ma continuo rialzare la testa da parte dello Stato, una ripresa del territorio da parte dello Stato. Certo, la strada è ancora tanta da percorrere e non è in un rettilineo, però possiamo dire che la battaglia contro le mafie, contro tutte le mafie, può essere vinta con l'impegno di tutti quanti. Oggi certo vediamo uno Stato più forte, più capace, ogni arresto cui assistiamo lo vediamo e lo viviamo con un senso di liberazione. Ho letto con molta attenzione il libro del procuratore Nicola Gratteri, che disegna e ci trasmette una cronaca coraggiosa delle infiltrazioni mafiose nel nord dell'Italia. Questo libro dimostra una cosa, che il muro del silenzio e dell'omertà può essere demolito. Parlare delle mafie vuol dire conoscere le mafie vuol dire contrastarle vuol dire sconfiggere. Combattere la mafia vuol dire combattere una mentalità, un modo di intendere la vita fatta esclusivamente di violenza, di sopraffazioni, di paura, di omertà. E dalla lettura del libro emerge un elemento importante,
di cui si nutrono le mafie, la divisione. La battaglia contro la criminalità non deve essere mai una battaglia di parte, deve essere una questione che deve riguardare tutti indistintamente, almeno tutti coloro che credono nei valori di un sistema democratico. Invece a volte purtroppo assistiamo a uno scenario in cui la lotta alla criminalità diviene lotta politica, lotta di poltrone, lotta di parti che inconsciamente aiuta proprio le cosche. Una cronaca rigorosa in questo libro, eseguita con stile giornalistico, ha ricostruito i collegamenti della mafia calabrese con il nord dell'Italia. Alla fine del libro, che si legge tutto d'un fiato, come se fosse un racconto, il lettore si pone una domanda: è possibile sconfiggere la criminalità organizzata? Io credo di sì, e credo di sì sulla scorta di quello che ho detto prima. Noi possiamo sconfiggere la mafia se capiamo che la battaglia va sviluppata con l'impegno di tutte le forze politiche e sociali e con la partecipazione convinta dei cittadini. Beh, io la partecipazione convinta dei cittadini la vedo, la vediamo, molto, molto meno quella di alcune parti sociali e di quelle politiche. È bello vedere che una maggioranza sempre più ampia di italiani guarda alla lotta alla mafia come una questione prioritaria, ma la mobilitazione civile è un importante complemento, anzi forse è proprio la speranza insieme all'opportunità di creare lavoro per i giovani per arrivare al completo sradicamento di una piaga parassitaria economica oltre che sociale, ma serve anche e soprattutto l'impegno politico, ma di questo forse possiamo parlare nel proseguo dell'incontro. E allora io mi fermerei qui ringraziando ancora di essere qui al dottor Francesco Mandoi e al dottore Nicola Gratteri a condividere con noi il vostro impegno e la vostra missione per regalare ai nostri ragazzi un paese migliore, fatto di inclusione, fatto di tolleranza, fatto di legalità, fatto di rispetto degli altri diritti. Grazie di essere qui. Passerei la parola al dottor Francesco Mandoi per un saluto. Prego, dottore. Io ringrazio l'amministrazione comunale di Calimera e l'associazione 360 gradi per aver organizzato questo incontro. Ovviamente ringrazio Nicola Gratteri, della cui amicizia mi onoro e sono veramente orgoglioso del fatto che abbia accettato questo invito. È un invito che significa molto e io voglio cominciare proprio, diciamo, gettando un sasso nello stagno. Forse non so se è un sasso nello stagno, ma insomma io ci provo. Esiste un filo conduttore nel libro di Nicola e in generale nelle infiltrazioni delle mafie sui territori. E il filo conduttore paradossalmente non è la violenza. C'è una frase che è una frase condivisa molto fra i vari addetti ai lavori, anzi una definizione: colonizzazione delle mafie. Le mafie non colonizzano nella maniera tradizionale, e questo è detto chiaramente nel libro di Nicola. Le mafie non colonizzano con le armi, non sono un esercito straniero come che invade un territorio manu militari e occupa quel territorio manu militari. Non è successo nel Salento con la nascita della Sacra Corona Unita, non è successo al nord d'Italia, non succede nei territori dove le mafie cominciano a crescere e ad infiltrarsi. Le mafie colonizzano attraverso dei meccanismi. Uno dei meccanismi principali è la corruzione. Le mafie utilizzano la debolezza e la corruzione, utilizzano lo scambio per ottenere dei benefici. Questo è detto chiaramente nel libro ed è una delle cose più condivisibili sulle quali maggiormente si deve soffermare la nostra attenzione se realmente vogliamo
fare una lotta alla criminalità, alla mafia, che non sia soltanto una lotta di facciata, ma sia una lotta che serva a impedire il nascere o il crescere delle organizzazioni mafiose. La corruzione che significa scambio di favori, questa è la corruzione dal punto di vista tecnico, lo scambio di favori. Scambio di favori che comincia non necessariamente tra mafioso e politico o tra mafioso e cittadino. E scambio di favori che nasce e cresce dove questo genere di scambio è un costume. Dove c'è il costume dello scambio del favore, lì è più possibile che si verifichi la corruzione. Lì è più possibile che la criminalità possa entrare attraverso quella chiave di volta che è lo scambio del favore. E allora l'abitudine allo scambio del favore, l'accettazione allo scambio dei favori, che è alla base della corruzione, è qualcosa che consente la crescita e la permanenza delle mafie, questa volta non sotto la veste militare, ma sotto la veste della mafia cosiddetta silente, della mafia che non spara, della mafia che entra, governa, ma non in maniera apparente. E dico questo perché questa situazione di scambi di favori, questa situazione di corruzione è qualcosa che sui nostri territori, dove pensiamo che la mafia, noi pensiamo di combattere la mafia anche attraverso operazioni di tipo militare, ma nei nostri territori, purtroppo la cronaca di questi mesi ci mostra che la politica dello scambio dei favori nella maniera più becera possibile è una politica esistente, è una politica attuale. Le cronache ci fanno un disegno di un territorio nel quale la corruzione è qualcosa di chiaramente percepibile e chiaramente percepito. Allora io vorrei veramente chiedere al procuratore Gratteri di darci la sua idea. Io la mia idea ce l'ho: una seria lotta alla mafia comincia col chiudere le porte a qualunque genere di scambio. In particolare chiudere le porte al voto di scambio. E lo dico perché posso dirlo, adesso io non sono più un magistrato, quindi non ho più quei legami anche di tipo diplomatico, che a differenza di Nicola, che diplomatico non è stato mai, io di tanto in tanto la cappa di questa diplomazia mi impediva di dire le cose come volevo dirle. Adesso le dico fuori dai denti, e fuori dai denti dico che dal voto di scambio nasce la possibilità della rinascita del controllo della criminalità organizzata sul nostro territorio. Da queste situazioni c'è il rischio della ripresa della Sacra Corona Unita e della crescita della Sacra Corona Unita sul nostro territorio. E questi sono dei rischi sui quali io vorrei una valutazione da parte di Nicola. Allora, intanto ringrazio l'amministrazione per l'invito, ma soprattutto l'amico
Mandoi, che col quale c'è un'amicizia vera, sentita, perché abbiamo delle, un modo di vedere la giustizia e la vita uguali. Io l'ho sempre ammirato quando l'ho conosciuta, quando era alla Procura Nazionale Antimafia, per la sua serietà, asciuttezza e soprattutto per la sua grande competenza per quanto riguarda il contrasto delle mafie all'estero, soprattutto nei Balcani e Albania. Quindi per me è stato punto di riferimento anche per i miei scritti, anche per i libri che abbiamo scritto e che scriviamo col professor Licaso. Diverse volte lo abbiamo consultato, abbiamo chiesto consigli a lui, abbiamo chiesto degli appunti su questi temi, sulle mafie all'estero, sulle mafie nei Balcani. Quindi lo ringrazio pubblicamente anche di questo. E io sono venuto con piacere qui, abbiamo cercato di organizzare, perché ora una settimana starò qui in Puglia, ogni sera sono in ferie, quindi ogni sera saremo in un posto diverso, e quindi siamo riusciti a incastrare anche venire qui a Calimera, quindi sono contento di questo. La domanda è molto, molto ampia e nella risposta sicuramente mi farò un altro paio di amici. Allora, il dato è questo. Poi la cosa che ci accomuna è che siamo state tutte e due sconfitte, lui per la Procura di Lecce e la Procura Nazionale Antimafia, quindi un elemento in più per sentirci più vicini. Cosa dire? Cioè, lui ha toccato bene il nervo, quello della corruzione, perché voi oggi vedete che le mafie sparano sempre meno, ci sono sempre meno atti violenti, perché oggi è più facile corrompere. Cioè, la cultura occidentale si è molto annacquata, il livello etico, morale si è abbassato tantissimo, quindi oggi è molto più facile corrompere un pubblico ufficiale, un impiegato di pubblico servizio, dato l'abbassamento dell'etica, dato che stiamo vivendo una società consumistica e si è valutati in base a ciò che si ha, non in base a ciò che si è, e quindi non si è disposti a rinunciare al target di vita di 10-20 anni fa. E quindi per le mafie è facilissimo, le mafie hanno tanti soldi, i capi mafia hanno tanti soldi, che sono il provento di attività illecite, in particolare il traffico di cocaina, il traffico di marijuana che proviene dall'Albania, nell'Africa di eroina che proviene dall'Afghanistan via Turchia o via ex Jugoslavia o via Albania. E con tutti questi soldi è possibile corrompere, quindi riuscire a ottenere il risultato che prima invece bisognava ottenere minacciando, facendo pressioni, vessazioni, eccetera. Oggi questo non, di tutto questo oggi non c'è bisogno. Però devo dire ai noi che nell'ultimo anno si è un grosso assist alle mafie, alla corruzione e al messaggio di alla fine ci sarà uno sconto per tutti, lo ha dato questo governo dell'ultimo anno e tre mesi. Questo ultimo governo di un anno e tre mesi, che doveva fare traghettarci in un momento di transizione, farci risolvere i problemi economici o soprattutto organizzare e strutturare lo Stato, la pubblica amministrazione, per gestire al meglio i soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa, dico dovrebbero, perché oggi non ci sono più i soldi che erano stati promessi 2 anni fa, e non ci sono più perché la guerra, il Covid ha eroso tante di quelle somme, quindi non so quante arriveranno, comunque ne arriveranno tanti, e ovviamente la pubblica amministrazione non è attrezzata ai soldi, perché i soldi sono gestiti dai comuni. I comuni non sono strutturate con gli uffici tecnici, non sono strutturati con enti di progettazione e programmazione, non sono strutturati per poter gestire somme ingenti di denaro.
Quindi sarà facile per le mafie, sarà facile per il mondo delle professioni deviato, appartenenti a logge massoniche deviate, appropriarsi in tutto e in parte di queste somme. E il messaggio, ciò che sta accaduto invece in questo anno, è ciò che abbiamo visto di più rilevante, che ci ha colpito, sono state le modifiche che hanno riguardato il sistema giudiziario. Ogni modifica, ogni riforma, c'è stato sempre l'intercalare, ce lo ha chiesto l'Europa, ce lo chiede l'Europa, che è vero solo in minima parte, e ora vi dico perché. Quando la prima riforma che ha proposto in Consiglio dei Ministri la Cartabia, la Ministra Cartabia, è stata l'improcedibilità, cioè per risolvere il problema del carico di lavoro presso le corti d'appello soprattutto e la Cassazione soprattutto, ha inventato, lei con i suoi tecnici che lei ha scelto, attenzione perché non è che uno può dire è colpa dell'altro, se tu sbagli i selezionatori, se tu scegli delle persone vuol dire che condividi le stesse idee, nessuno ti è obbligato. Comunque sia, cos'è l'improcedibilità? Dopo la condanna di primo grado, se questa condanna, ovviamente per una condanna di primo grado si fa appello, se la sentenza d'appello non viene pronunciata entro i 2 anni, la sentenza di primo grado è come se non ci fosse stata. Questa è la riforma Cartabia. Subito ascoltati i procuratori generali presso le corti d'appello e i presidenti di corte d'appello, il 50% hanno detto: guardate che il 50% delle sentenze di condanna di primo grado in appello non si riuscirà a celebrare nei 2 anni, quindi la sentenza di primo grado è come se non ci fosse mai stata, perché in genere in appello e in Cassazione si celebrano i processi con detenuti, i processi senza detenuti vanno in coda. Quindi quando c'è uno spazio si inseriscono i processi senza detenuti. Questo è così il sistema, purtroppo ai noi, e poi vediamo perché. E allora sono stato ascoltato in Commissione Giustizia. Vado in Commissione Giustizia, siccome so che un'altissima percentuale di parlamentari o non sono laureati o non sono esperti addetti ai lavori, ho parlato in modo semplice, come se parlassi a mia zia, e ho fatto l'esempio dell'operaio che cade al quarto piano. Un operaio che cade al quarto piano con a casa moglie e 2 bambini, muore, e viene condannato il datore di lavoro, il direttore dei lavori. Questo processo sicuramente in appello non arriverà. Non si riuscirà a celebrarlo nei 2 anni e ad avere la sentenza d'appello nei 2 anni, quindi sarà dichiarato improcedibile. Allora gli ho detto: la mamma, quando questi bambini arriveranno ad avere l'età di 15-16 anni o 14 e chiederanno del papà, dice: dov'è il papà? Come mai non c'è? E il papà è morto. E come è morto? E poi gli spiega che in primo grado erano stati condannati direttore dei lavori e poi in appello si è stata dichiarata l'improcedibilità. Poi se vorrà arrivare esse si rivelerà con una causa civile, è un'altra cosa. La Cartabia, talmente sicura di sé, dopo che ci hanno ascoltato, ha detto: se questa riforma non piace ai magistrati, vuol dire che è una buona riforma. Questo è cosa pensa la ministra Cartabia dei magistrati. Allora io continuo e mi faccio il giro della trasmissione televisiva, perché è l'unico modo che ho io per essere ascoltato, perché non essendo un attivista di corrente, non appartenendo a nessuna corrente, non essendo invitato dalla scuola della magistratura a parlare dei 30 anni
della dell'istituzione della DIA, della DNA, per parlare della storia delle mafie, visto che io dall'86 faccio solo criminalità organizzata e faccio solo 'ndrangheta, non sono stato invitato, ma non è un problema. Allora, quindi i miei circuiti per ascoltare il mio pensiero sono i libri che scrivo col professor Nicaso e la televisione e il giornale. Quindi utilizzo quello che ho, perché la mia amministrazione non mi consente, non mi dà altre opportunità, non ritiene, sicuramente ha ragione, non ritiene che io sia capace di poter spiegare la storia dell''ndrangheta o la storia delle mafie, o perché ancora oggi nel 2022 parliamo di mafie. Quindi incomincio a dire, incontro nei dibattiti sottosegretari della giustizia, incontro nei dibattiti parlamentari e dico: scusate, ma perché questa riforma? Poi cosa succede? Quando Conte 5 Stelle si accorge che metà dei parlamentari non volevano votare questa riforma, cosa fa? Incomincia a dire a Letta: questa riforma non passa, così com'è non passa, e quindi incomincia una mediazione, un tira e molla, e fanno una sorta di elenco di reati per i quali la ghigliottina di 2 anni non ci sarà, e hanno messo il 416 bis, cioè l'associazione di inquisitato mafioso, l'associazione di inquisitato traffico stupefacente. Poi interviene la Lega, la Buongiorno, giustamente mette in questo elenco i reati di natura sessuale, le violenze sulle donne, sui bambini, ci mancherebbe altro. Allora, premesso che questa è una toppa, perché è il termine in radice, è il termine improcedibilità che non va bene. Comunque, mettiamo il caso in cui volete mettere una toppa. Cosa avreste dovuto fare? Intanto i reati di mafia non c'era bisogno di metterli, perché voi, essendo con detenuti, entro i 2 anni in appello si celebra, a meno che non sia un processo come la nascita Scott. Poi ho detto: scusate, questo governo ha un ministro per la transizione ecologica, quindi vuol dire che c'è una sensibilità per quanto riguarda l'inquinamento, l'ambiente. E allora perché in questo elenco non avete messo i reati che riguardano l'inquinamento del mare, della terra e dell'aria? Perché non avete inserito i reati che riguardano la pubblica amministrazione, corruzione, concussione, peculato, che stanno gomito a gomito con la politica? Risposte così, in alzata di spalle: sì, ma non ritenevamo, non potevamo mettere tutto il codice penale. E così è passata acqua fresca. Poi, quindi, questa è una riforma aberrante che non risolve i problemi della giustizia, cioè non accelera i processi. Aspetta, non accelera i processi, perché se tu vuoi accelerare i processi, tu intanto, purtroppo abbiamo visto che non c'è una vocazione ad avere più magistrati, non si riesce a reclutare più di 250 magistrati l'anno, anche se c'è un bando per 500 posti, perché purtroppo i temi, magari gente che conosce il codice a memoria, però siccome la lingua italiana non si insegna, non si impara più nelle scuole elementari, nelle scuole medie, ci sono laureati che non sanno scrivere in italiano. E allora, perché purtroppo a me capita spesso di trascorrere delle ore a correggere. Allora, quindi, dato che non riusciamo a reclutare più magistrati e di quanti vanno in pensione, e bisognerebbe intanto spiegare perché ci sono 250 magistrati fuori ruolo, bisognerebbe spiegare cosa ci fanno i magistrati nei vari ministeri. Tu, al Ministero degli Esteri, perché serve un magistrato? Chiama un professore associato di diritto internazionale e diritto europeo, che ti costa la metà di un magistrato, visto che le università sono piene zeppe di professori che non sanno dove posizionarli, e il magistrato fa il lavoro per cui ha vinto il concorso, scrive sentenze o fa indagini. Sono 250 magistrati fuori ruolo. Ha senso il magistrato all'ufficio legislativo, ha senso all'ufficio ispettivo, uno o due alla segreteria del ministro, ma tutto il resto? Quindi facciamoli rientrare a lavorare.
poi cominciamo ad essere seri e a chiudere un po' di sedi giudiziari, perché noi non possiamo tenere ancora in Abruzzo procure con due sostituti, un procuratore a due sostituti e tribunali con 9 magistrati, perché sono spese, perché non funzionano i tribunali troppo grossi e i tribunali troppo piccoli, perché non si, troppo piccoli non si riesce a formare i collegi con le incompatibilità, troppo grosse non si riesce a gestirli, un capo ufficio si nota che non si riesce a le strutture più performanti sono quelle medie. Poi bisogna incominciare a fare leggi serie, leggi che servono. È stata fatta invece in nome della privacy, perché ce lo chiede l'Europa, in realtà era l'Europa parlava alla Turchia, non parlava all'Italia. Hanno fatto una norma per cui noi arrestiamo 50 persone e noi possiamo dire: abbiamo arrestato 50 persone per associazione in stampo mafioso sul comune di, e basta, non possiamo dire altro. Invece l'avvocato, l'indagato e poi l'imputato il giorno dopo possono fare una conferenza stampa e dire anche che l'asino vola e nessuno gli può dire niente, nessuno può contrastarlo, contraddirlo. Quindi non abbiamo una informazione di Stato, una informazione da parte dello Stato. Io sono curioso di vedere adesso, nella prossima graduatoria, perché ogni anno viene stilata una graduatoria nel mondo sulla libertà di stampa, per vedere a che punto siamo, se siamo più sopra o più sotto dei paesi subsahariani. Poi è l'ultima perla, salto perché sennò vi faccio un dibattito sulla giustizia. L'ultima perla è stata la casa dell'amore. Nel momento in cui ci sono famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, nel momento in cui abbiamo prodotti che sono aumentati del 110%, del 100%, nel momento in cui abbiamo i generi alimentari di prima necessità che sono aumentati dal 23-25%, negli stessi giorni in cui c'è stato questa, non solo, non è solo un problema della guerra, dell'Ucraina, è una speculazione che le multinazionali stanno facendo nella gestione dei cereali, eccetera, eccetera. E allora cosa riescono a pensare, a partorire al Ministero della Giustizia? Riescono a partorire che sono stati trovati 28,6 milioni di euro per costruire in ogni carcere la casa dell'amore. E cioè, cosa vuol dire? Che tutti i detenuti a alta sicurezza possono stare ogni 30 giorni 24 ore con la moglie o col marito, con la fidanzata. E se, e io ho detto provocatoriamente, e se uno è detenuto e non ce l'ha la fidanzata, come facciamo? Ci sarà una disparità di vendita. Allora ci inventiamo una fidanzata. E questa fidanzata chi gliela trova? I parenti. E per inventare questa fidanzata non la dobbiamo pagare. E allora giriamo la legge Merlin per portargli poi la fidanzata una volta al mese. E cominciamo a scrivere delle lettere false dal carcere e fuori dal carcere e documentare che siamo innamorati all'improvviso. E allora, io non voglio stare qui a dirvi se è giusto o non è giusto che il detenuto abbia rapporti sessuali una volta al mese. Mettiamo da parte questo discorso un attimo, perché poi interviene l'etica, la morale, l'essere progressisti, l'essere evoluti, tu sei un rozzo arretrato, eccetera, eccetera. Va bene. Però io penso che ci sono, prima di parlare di queste, tre priorità. Intanto mancano 18.500 uomini della polizia penitenziaria. C'è un voto di organico, 18.500 uomini della polizia penitenziaria. E questo sapete cosa significa? Che nelle carceri dove c'è alta sicurezza, media sicurezza e comuni, le celle sono aperte, perché non riescono, la polizia penitenziaria non riesce a controllare le sezioni. Tradotto in lingua italiana vuol dire che sono le mafie, l'alta sicurezza che comanda, quelli che stanno nella media sicurezza e nei comuni. Però noi abbiamo il problema della casa dell'amore, l'emergenza della casa dell'amore.
Poi abbiamo le carceri che sono piene di tossicodipendenti, che sono in carcere perché hanno fatto una rapina a causa della loro tossicodipendenza. Però non abbiamo i soldi per darli alle comunità terapeutiche, per portare questi ragazzi dal carcere, farli uscire dal carcere, portarli alle comunità terapeutiche per costringerli a provare a disintossicarsi. No, per questo non ci sono soldi, per la Casa dell'Amore sì. C'è un terzo problema, una terza emergenza. Il carcere è pieno di pazzi, ma pazzi veri, non quelli che si fanno fare la consulenza del professorone per dire che è depresso o per dire che si vuole suicidare. No, i pazzi veri. E siccome non sono i soldi per costruire le REMS, che sono delle strutture protette, dove è una via di mezzo tra un carcere e una clinica, dove ci sono psichiatri, psicologi, dove c'è gente che sa somministrare farmaci per i pazzi. E quindi io penso, dal mio modesto punto di vista, che questa era un'emergenza del carcere, non la Casa dell'Amore. La Casa dell'Amore poi si discuteva. Ma giustamente, per questo era che ci chiedeva l'Europa, le ha chiesto la Casa dell'Amore. Allora, sto scherzando, figuratevi se l'Europa ci chiede la Casa dell'Amore. E infatti due settimane fa sono venuti due ministri dall'Olanda, il ministro della giustizia e il ministro di sicurezza, hanno chiesto di incontrarmi, io li ho incontrati nella commissione parlamentare antimafia e sono terrorizzati ormai da un anno e più che vengono, che mandano emissari per parlarci, per parlarmi, perché io frequento l'Olanda da più di 20 anni, Amsterdam, Rotterdam, e gli ho sempre detto: guardate che qui c'è l'Andrangheta, guardate che c'è l'Andrangheta. Non sono stato ascoltato. L'anno scorso gli hanno ammazzato un avvocato, un collaboratore di giustizia, un giornalista che si interessava di mafia. Oggi sono terrorizzati. Questi ministri mi hanno detto: procuratore, noi per 2 settimane non capivamo niente, non sapevamo cosa fare. E infatti chiamavano dall'Olanda come i pazzi. Oggi loro sono arrivati alla determinazione che hanno stanziato 100 milioni di euro per costruire nuove carceri. Sono venuti a copiarsi pezzi di legislazione antimafia in Italia, mentre noi la stiamo smontando. E quindi non è questo che ci chiede l'Europa. Se permettete, sul piano europeo, l'Olanda conta molto di più dell'Italia. E vi faccio un esempio. Eurogest, Europol, Interpol sono delle strutture importanti di servizio e anche investigative contro le mafie in Europa. Sapete la sede dov'è? All'Aia, è in Olanda. Noi in Italia non abbiamo nessuna. Pensate che è stata istituita quando l'Inghilterra è uscita dall'Europa. Doveva cedere l'agenzia del farmaco. L'Italia ha detto: guardate che c'è, vi diamo il Palazzo Pirelli. Venite, c'è il Palazzo Pirelli a vostra disposizione. Così mettiamo qui e date all'Italia l'agenzia del farmaco. Non ci hanno nemmeno risposto. Hanno aspettato che l'Olanda costruisse in 6 mesi un palazzo di acciaio e vetro e si sono presi l'agenzia del farmaco olandese. Questi sono i fatti per capire il peso che l'Europa, che l'Italia ha in Europa. Il resto sono chiacchiere. E un anno e mezzo fa è stata istituita una struttura ICAN specializzata nel contrasto alle mafie, all'andrangheta nel mondo. Hanno aderito finora circa 35 stati. Quindi uno immagina questa agenzia si troverà in Italia. Non dico a Reggio Calabria o Catanzaro, dove c'è la casa madre dell'andrangheta, ma almeno a Roma, no, e a Lione in Francia. Non vi sembra ridicolo una struttura per contrastare l'andrangheta? Questa è la debolezza dell'Italia sul piano internazionale, quindi voi guardate quanto abbiamo perso nel corso dei decenni. Io potrei stare fino a domani mattina ad elencarvi tutto
ciò che ha fatto questo governo sul, per il pianeta giustizia, sicurezza, carcere. Andrebbe fatto esattamente il contrario di quello che è stato fatto in un anno. Cioè quello che è stato fatto oggi, a parte che non risolve nessuno dei problemi per cui l'Europa ci ha detto mettete mano alla giustizia, nel modo più assoluto, ma non risolve uno, credete, ma il messaggio è devastante, è un messaggio di alla fine tutto si aggiusta, tutto si sistema. E se studiate bene queste riforme, vedete che sono pezzettini dei desiderata del papello di Rina, pezzettini dei desiderata di Licio Gelli, della Loggia più dura. Grazie dottore. All'inizio avevo fatto riferimento a quel giardino delle idee, dottore, in cui volevamo mettere una frase che abbiamo estrapolato dai tanti interventi che ha fatto riferimento lei durante interviste in televisione o sui libri. E questa è la frase che abbiamo scelto e su questa frase poi volevo farle, se mi consente, una domanda al sindaco. Quando andavo alle medie vedevo le violenze davanti alla scuola dei figli dei capi mafia, vedevo i cadaveri a terra. Ho detto, da grande devo fare qualcosa perché questo non accada più. Se mi consente, dottore, nel 2020 durante un'audizione alla Commissione parlamentare antimafia lei ebbe a dire, io sono innamorato di questo lavoro, sono un tossicodipendente da questo lavoro, ma se pensassi che possiamo cambiare farei un altro lavoro. Che cosa l'ha fatto innamorare di questa professione e che cosa lei teme di allontanarla da questa professione? Il mio è un lavoro bellissimo perché è l'unico lavoro, se voi ci pensate, dove non c'è nessuno sopra di te che ti possa dire cosa devi fare. È l'unico lavoro dove sei soggetto soltanto alla legge. Questa è la cosa più bella del mio lavoro. E la cosa che io invece non capisco è perché molti giovani magistrati la prima cosa che fanno è quella di cercare quasi una protezione, di cercare un qualcosa, un tipo un'assicurazione sul futuro. E io quando vengono i MOT, prima dei negozi che vanno autori giudiziari, dico statevi tranquilli, non vi succederà nulla, pensate solo al lavoro, pensate solo all'indagine, non vi fate terrorizzare da adulti che vi dicono ah se iscriviti a una corrente, fai no, assolutamente, non c'è bisogno, io sono da sempre contro le correnti, ad esempio questa riforma del CSM è una riforma che non serve assolutamente a nulla, questa è una riforma che non fa altro che potenziare le correnti, ci saranno due poli, quindi ci sarà esattamente quello che è accaduto finora. Quindi penso che la cosa più bella è proprio la libertà. Se dovessero cambiare le regole del gioco, le regole dell'ingaggio, certo non sono un masochista, io sono disposto a qualsiasi sacrificio, posso stare anche sotto una pietra, non è un problema, se serve però. Se non serve non faccio il credino, cioè fino a quando penso che c'è la possibilità di lavorare da liberi sì, ma se io devo andare, se il mio programma organizzativo deve essere approvato dal ministro e il ministro non so chi è, incomincia a venire meno la mia libertà, incomincia a venire meno la mia
possibilità di fare indagini, di contrastare chi ha commesso i reati. No, io voglio proprio diciamo, allacciarmi a quest'ultima, a quest'ultimo discorso fatto da Nicola. Io credo che sia vero, il magistrato, soprattutto quello che ha la possibilità, io ho fatto per esempio soltanto ed esclusivamente Procura della Repubblica, io dal primo giorno che ho cominciato a fare il magistrato ho chiesto di fare il sostituto procuratore, non ho mai cambiato ufficio giudiziario, non ho mai fatto il giudicante, pur avendo degli amici e degli esempi, tra l'altro anche qui presenti in platea, che sono stati e sono degli ottimi magistrati giudicanti che ammiro molto, però io ho fatto soltanto il sostituto procuratore, proprio per questo, perché pensavo tra l'altro in una maniera molto, molto convinta di poter fare qualcosa per il mio territorio e soprattutto di poter fare qualcosa che servisse a dare un'idea di giustizia, nel senso di prosecuzione dei reati da chiunque commessi e nei confronti di chiunque fosse coinvolto in questi reati. Io ci ho creduto, devo dire ci ho creduto per tutta la mia carriera, così come ci crede Nicola. I momenti di sconforto sono stati forti, come immagino siano stati anche per lui, e sono quei momenti nei quali con grande laicità ci accorgiamo che le nostre tesi possono essere non condivise da un tribunale o da una corte, purché le regole del gioco restino quelle che noi abbiamo cominciato, con le quali noi abbiamo cominciato a giocare, e purché queste regole del gioco non vengano cambiate in corso d'opera proprio per favorire coloro nei confronti dei quali noi immaginiamo di dover fare giustizia. E purtroppo questa cosa è avvenuta nel nostro paese ed è una cosa che ha creato delle convinzioni, e sono quelle convinzioni di possibile scappatoia, di possibile impunità, sulle quali è cresciuta una cultura dell'illegalità, che è una cultura che in questo momento è molto complicato riuscire a smantellare integralmente. È una cultura dell'illegalità che passa attraverso che è passata attraverso una serie di messaggi, che sono stati i cambiamenti, per esempio, dei reati contro la pubblica amministrazione, che sono stati, per esempio, alcune valutazioni sul concorso esterno in associazione mafiosa, che sono state alcune decisioni come quella dell'improcedibilità a cui faceva cenno Nicola, io mi trovo totalmente d'accordo con lui, che non fanno altro che dare l'idea che le cose si possano fare o le cose si possano aggiustare. Io ho una paura, e su questo io vorrei chiedere ancora una volta a lui se condivide quest'idea, magari io ho paura che in un prossimo futuro ci possa essere una giustizia per i ricchi e una giustizia per i poveri. Una giustizia per i potenti e una giustizia per quelli che non sono potenti. E questo rischio è un rischio che si aggrava man mano che vengono promulgate quelle leggi di cui abbiamo parlato, ed è un rischio che si aggrava man mano che la nostra società percepisce, anche a causa dei magistrati, questo poi bisogna pure dirselo, la nostra
il nostro lavoro come un lavoro condizionato e o condizionabile. Allora noi dobbiamo, io voglio chiedere questo a Nicola, io che credo che, voglio dire, non sarà difficile per lui, che questo impegno lo ha sempre portato avanti. Io vorrei che ci fossero tanti altri colleghi, ex colleghi devo dire in questo momento, che abbiano la forza e la capacità di mostrare che la giustizia è una e che è uguale sia nei confronti delle persone che hanno il potere e la forza, sia nei confronti delle persone che questo potere e questa forza non hanno. Perché la peggior lezione che noi possiamo dare ai nostri ragazzi è quella del momento in cui si accorgono che rispetto ad uno stesso fatto ci possono essere due trattamenti diversi. È la peggior lezione che possiamo fare. Non solo è la peggior lezione che possiamo dare, ma è anche la peggior lezione dal punto di vista della resistenza alla criminalità. Perché quanto più noi mostriamo che coloro che sono forti economicamente, politicamente, per famiglia, per ruolo, hanno la capacità di sfuggire ad una sanzione se commettono lo stesso fatto che un altro che non ha le stesse potenzialità, per il quale un altro che non ha le stesse potenzialità viene punito, allora in quel momento noi diciamo ai nostri giovani che devono cercare la protezione. Che devono cercare la protezione e devono cercare la potenza, la forza, devono cercare il denaro, devono cercare il potere, quando forse la nostra lezione dovrebbe essere quella di dire dovete cercare giusto denaro, carriera, potere, ma ci sono dei limiti. E sono quei limiti che purtroppo anche la nostra categoria ha violato in una maniera clamorosa. Certe volte anche certi discorsi fatti da magistrati cominciano ad essere dei discorsi per i quali qualcuno dice ma scusa, ma che lezione ci dai tu se sei stato esattamente uno che ha partecipato a questo rituale per il quale colui che ha più forza riesce a vincere, colui che si mette d'accordo riesce a diventare procuratore generale della Cassazione e colui che non si mette d'accordo con nessuno non riesce nemmeno ad essere chiamato a Scandicci a fare delle lezioni, tra l'altro sull'Andrangheta, ai nostri giovani magistrati. Ma sì, perché è un momento di grande debolezza della magistratura. Noi siamo, mi pare che siamo al 35% di gradimento degli italiani, di fiducia degli italiani. Mai eravamo scesi così basso. Ce lo meritiamo. Forse più giù di così non si può scendere, non si può andare. Però noi come magistrati, anche gli altri che non hanno partecipato al banchetto, anche noi che non abbiamo partecipato al banchetto, non abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Cosa voglio dire? Non abbiamo protestato abbastanza, non siamo stati rivoluzionari abbastanza. Avremmo dovuto avere molto più coraggio, arrabbiarci. Molti siamo stati con la testa nella gabbia toracica, per paura di capire dove stavano arrivando le botte, se da destra o da sinistra, se davanti o dietro. Non ho condiviso nemmeno la
la scelta del Presidente della Repubblica di non sciogliere il CSM, che serviva soprattutto a rasserenare la gente, a rasserenare la popolazione. Si voltava pagina. Le stesse persone che magari non c'entravano nulla si ricandidavano, forse sarebbero state elette nuovamente. Ma intanto bisognava tirare una linea. Bisognava tirare la linea. E poi, ha detto bene il collega, tu non puoi partecipare, chiedere cosa devo fare per avere questo posto e poi fa un elenco e dici cosa è giusto, cosa non è giusto, cosa è rilevante e cosa non è rilevante. Perché la gente non è scema, la gente capisce. E quindi io non sono disposto, come cittadino e magistrato, a vedere la gente che diffida della giustizia perché alcuni non hanno applicato in modo ortodosso e non hanno avuto le mani della stessa lunghezza. Allora, se noi magistrati non abbiamo uno scatto di serietà, di essere feroci con noi stessi, e senza se e senza ma, non accettare, non guardare se quello è della corrente A, della corrente B o della corrente C. Invece non va bene, hai sbagliato, quindi mettiti da parte. È inutile che transiti in un'altra corrente o transiti in un altro club pensando di rifarti una verginità o pensando di poter continuare ad incidere. Quindi noi abbiamo bisogno velocemente di, attraverso i nostri comportamenti, la nostra serietà e il nostro integralismo, di convincere la gente che solo una minima parte dei magistrati ha partecipato al banchetto, che solo una minima parte ha commesso reati, ha commesso violazioni disciplinari, però anche se una parte, anche se uno, per la nostra etica, per la nostra morale, è assai, è sempre per noi uno scandalo, è sempre uno sconquasso, anche dal punto di vista psicologico, perché l'ultimo delle persone, degli esseri umani, l'ultimo dipendente dello Stato che può avere un alibi è proprio il magistrato. Perché è pagato bene rispetto a tutti gli altri impiegati, perché è soggetto sostante alla legge, quindi se commette un reato, quindi se ruba, lo fa solo per ingordigia, quindi non ha giustificazione, non ha alibi, e nei confronti di questo bisogna essere feroci. E serve non solo perché devi amministrare giustizia, devi dare una giusta sanzione, ma soprattutto deve essere d'esempio agli altri magistrati, ma soprattutto l'opinione pubblica, la gente, le persone, gli italiani devono essere tranquilli che il magistrato che giudica è una persona per bene. Per chi è addetto ai lavori è facile entrare nei meccanismi e capire la distanza a volte abissale che c'è tra la politica e la giustizia intesa con la G maiuscola. Lo si vede, io a volte conto i passaggi che un programma di governo fa sulla lotta alla criminalità e spesso, dottore, non ne troviamo di grandi passaggi. Ma neanche quelli precedenti, i passaggi sono... Non c'è una differenza, in quelli precedenti formalmente almeno una parola mafia nel giorno dell'insediamento c'è stata. Questa volta non c'è stata, nemmeno formalmente. Però il comune sentire, la gente capisce e valuta gli interventi della magistratura. E gli interventi
forti della magistratura di taglionetto nei confronti della collusione, della complicità. Prima veniva chiamata contiguità, oggi si ha il coraggio di chiamarla complicità, a chiare lettere, tra politica e mafia. La si legge soprattutto dallo scioglimento dei consigli comunali. Nel libro abbiamo visto che già al nord da un poco anche lo scioglimento dei consigli comunali ha preso piede. E poi la gestione anche al nord. Lo dicevo, in provincia di Lecce. In provincia di Lecce abbiamo avuto diversi esempi. Molti comuni sono stati sciolti con decreti prefettizi. E anche la gestione dei beni sottratti alla mafia. Questi sono, secondo me, gli interventi che la gente vede, apprezza e capisce che c'è un lavoro della magistratura, che c'è una cesoglia che va a tagliare i legami tra il politico e il mafioso. Ma la domanda che volevo fare, magari anche a tutti e due, al di là di questi due interventi che sono quelli maggiormente visibili per i cittadini, su che cosa si potrebbe maggiormente incidere perché la gente abbia ancora più presa di posizione nei confronti della lotta contro la mafia? Io rinnovo quello che ho detto prima. Nicola Gratteri nel libro ha raccontato una serie di episodi e di fatti che si sono verificati. Io invece voglio raccontarvi un aneddoto che racconto frequentemente e che però non posso dimenticare mai. Allora, 1991-92, interrogavo uno dei capi della Sacra Colonna Unita. Se non ricordo male era proprio De Tommasi, però su questo non ricordo esattamente. Allora mi sono seduto di fronte a lui, gli ho detto: signor De Tommasi, allora io le contesto di aver fatto parte di un'associazione, eccetera, eccetera. E lui mi ha detto: ah sì sì, dice dottore, e che cosa significa che cos'è un'associazione mafiosa? Al che io ho cominciato a spiegargli, ho detto: guardi, l'associazione mafiosa è un gruppo di tre o più persone che si riuniscono fra di loro, che attraverso questa loro unione cercano di occupare gli spazi impossessandosi dei beni altrui, che cercano di condizionare la politica, che cercano di condizionare il voto. E quello mi guardava e annuiva, e che cercano di proteggersi a vicenda, cercando di attraverso questa protezione, mostrandosi uniti e capaci di mantenere questi rapporti di protezione all'esterno, impauriscono gli altri che non li denunciano come dovrebbero. Anche lui dice: ah sì sì dottore, sì sì sì, adesso ho capito che cos'è un'associazione mafiosa. Ma mi scusi, i partiti politici in Italia che cosa fanno? E mi sembra che siano gruppi di tre o più persone che si uniscono fra di loro con l'obiettivo di ottenere il governo di pezzi di territorio, che fra di loro si proteggono a vicenda, impedendo agli altri, impaurendo gli altri che non hanno coraggio di denunciarli. E mi disse: ma nei confronti di questi gruppi voi le indagini le fate come le fate nei nostri confronti? Ora, questa cosa mi è rimasta molto impressa, non perché aderisco al parallelo fatto furbescamente dal mio interlocutore dell'epoca, ma quanto per il fatto che se noi vogliamo fare realmente qualcosa che serva a impedire che
la cultura della mafia e quindi la cultura della legalità prevalga sulla cultura della mafia, dobbiamo fare in maniera che gli altri non percepiscano il nostro agire politico, che è un agire di cittadino per gli altri cittadini, nella maniera con cui lo percepiva Giovanni De Tommasi o quello che mi faceva questa contestazione. Questa è la mia opinione circa quello che dovremmo fare per impedire la crescita delle organizzazioni mafiose. Ha risposto lui. Anche al nord dal libro c'è una disamina di come la mafia del sud, la 'ndrangheta in particolare, però possiamo dire la mafia in generale, si è entrata nei gagli del sistema delle regioni settentrionali. E c'è un principio della Cassazione che le fa riferimento quando parla del processo Maglio 3 della Liguria, dove il GUP assolve gli imputati con la formulazione che perché uno è 'ndranghetista non vuol dire che lì vi sia una locale, come si chiama, una cellula della 'ndrangheta, ma bisogna creare tutto quel sistema di substrato mafioso perché poi possa esserci le condanne per un'associazione mafiosa. Un principio questo che è stato scardinato dalla Cassazione e che ha portato poi alle condanne di quegli imputati assolti in abbreviato. E questo credo che sia un principio importantissimo, perché fa riferimento che al di là del territorio, poi la si chiami 'ndrangheta, la si chiami Sacra Corona Unita, la si chiami mafia, al di là del territorio quello che è importante è capire che di fronte si ha un'associazione criminosa che persegue quel fine e che deve essere contrastato con le armi e con le forze che abbiamo previste per quei reati particolari più grossi. Dottore, su questo? Sì, prima una battuta. Lei ha parlato della Liguria. La Liguria è la regione dove per primo la 'ndrangheta si è insediata nel nord, è stata l'ultima regione dove è stata riconosciuta con sentenza la 'ndrangheta. Le mafie sono andate al nord, si sono insediate al nord non con il soggiorno obbligato, non per il soggiorno obbligato, qualcuno con una concausa, una minima concausa. Le mafie sono arrivate al nord e si sono radicate al nord perché imprenditori ingordi hanno accolto mafiosi meridionali, calabresi, campani, siciliani, pugliesi, sono saliti al nord con tanti soldi e con quei soldi hanno incominciato a comprare tutto ciò che è in vendita. Con quei soldi hanno incominciato a comprare quote di aziende, anche quote di minoranza, che sono servite ad entrare nell'attività imprenditoriale. E questa attività imprenditoriale serviva poi come risultato finale, come atto finale, quello di riciclare il denaro, proveniente in particolare dal traffico di cocaina. Vi faccio un esempio. Circa 15, 18, 17 anni fa siamo stati con il professor Nicaso in provincia di Reggio Emilia. Lui da circa 15-17 anni organizza una settimana, diciamo una full immersion, cioè i comuni della provincia di Reggio Emilia consorziati tra di loro organizzano incontri dalla mattina alla sera, la mattina alle scuole, pomeriggio nei comuni, la sera nei comuni. E quindi invita me 3-4 giorni, prendo 3-4 giorni di ferie e vado lì. Certe volte in una giornata facciamo 4 incontri.
Cioè iniziamo il primo la mattina alle 8:30 in una scuola e finiamo la sera a mezzanotte, all'1 del giorno dopo. Siamo stati in uno dei primissimi incontri a parlare col mondo delle professioni, Confindustria, Conficoltura, Confcommercio, eccetera, eccetera. C'erano anche molti politici, c'erano anche parlamentari. E noi diciamo che il professor Micaso, guardate che qui c'è l'andrangheta che sta comprando, che sta riciclando, che sta vendendo cocaina. Si alza un parlamentare e dice: ma voi come vi permettete a parlare così di noi? Qui non c'è andrangheta. Noi siamo un popolo che ha combattuto il fascismo, che ha combattuto il nazismo. Quindi noi, quando arriverà l'andrangheta, se arriverà, noi saremo in grado di combattere l'andrangheta. E gli dico: guardi, ma l'ho detto con un tono arrabbiato, Rosso Paonazzo, che mi voleva quasi picchiare. E gli ho detto: guardi che è una persona che veste come noi, mangia come noi, ha solo l'accento calabrese come il mio, però viene qua con valigie di soldi. E ci sono corregionali che suoi che li accolgono a braccia aperte perché portano valigie di soldi in contanti. Guardi che l'andranghetista non ha il fez, non viene qui col fez o con la svastica, non ha una divisa, è esattamente come noi, perché l'andranghetista ci assomiglia, il mafioso ci assomiglia, il mafioso è sempre più somiglia a noi, il mafioso è tra queste fila e noi, voi avanzate e loro avanzano, cioè non è la mafia non è un corpo estraneo alla società, non vive a parte per i fatti suoi e quindi poi quando ha bisogno viene, entra e prende una cosa e se ne torna, no, la mafia vive tra di noi, che noi ci relazioniamo con la mafia. Noi facciamo, cioè, quando arrivano quei soloni nelle scuole per i ragazzi, il futuro è di voi giovani, mi stanno fregando. Non è vero, il futuro è anche di un novantenne che decide di andare a fare la spesa in quel negozio o in quell'altro negozio. Vendono tutte e due le stesse cose, in questo negozio e in quell'altro negozio. Quel negozio è di un mafioso, quel negozio è una persona per bene. Però in quel negozio del mafioso gli stessi prodotti costano un punto in meno. Il novantenne, a seconda se va a fare la spesa lì o lì, concorrerà ad aiutare la mafia o meno, ad isolare la mafia o meno. Quindi il futuro è di tutti gli esseri viventi. Cambiano le proporzioni, cambia l'intensità del rapporto. Però tutti i viventi possono fare scelte di campo, anche il novantenne, perché fa una scelta economica. Quindi le mafie sono arrivate al nord perché sono state accolte, anche in questo momento sono molto presenti in alcune regioni, e è molto più difficile contrastarle, sia perché sono meglio mimetizzati come prima, perché commettono meno omicidi, commettono meno reati violenti, quindi molte volte non si riesce a trovare il filo d'Arianna, ma anche perché, vi dico la verità, il messaggio è un momento di, chiamiamolo, di garantismo, come se prima non si osservasse il codice, oggi si preferisce, cioè si guarda con disprezzo chi forze dell'ordine, chi magistratura osservano in modo ortodosso il codice, le regole. Chi invece ha fantasia nell'interpretare viene visto come un illuminato, come un illuminato. Io che non sono un illuminato sono visto da certi giornali che ogni mattina la prima vi pensano, scrivono e mi diffamano, sono i miei diffamatori di professione, che pensano di indebolirmi, pensano di isolarmi, quindi di sovraespormi, di mettermi a rischio, di mettermi in pericolo, ma noi andiamo avanti lo stesso. Grazie.
consentito, tra il pubblico c'è un ispettore di polizia che ha lavorato a Palmi, ha lavorato a Catanzaro e mi ha chiesto se poteva fare una domanda a lei, in via eccezionale, se è possibile. E poi chiudiamo. Prego, ispettore. Grazie. Comunque mi permette di esprimere. Sarò brevissimo. No, ero innanzitutto, appunto, mi ho già presentato. Sì, amico mio, mi chiamo Maurizio Campanelli, ero responsabile della sezione polizia giudiziaria fino al 95 della Procura di Palmi. Ho lavorato con Agostino Cordova, conoscerà sicuramente. E sono convinto, mi permetta di dire, perché immaginavo di un po' emozionato, di esprimere la mia solidarietà e di tante altre persone e anche la vicinanza per la mancata nomina. Ha procuratore nazionale, quando Bandoi non è stato fatto, voi sapete che è stato fatto procuratore di legge, secondo voi meritava o no Bandoi procuratore di legge? Sì. E non è stato fatto, ero convinto, l'avete vissuta come un'ingiustizia, sia lei che il procuratore Bandoi eravate le persone più preparate e competenti in grado di rivestire quei ruoli, ma ero altrettanto convinto che proprio per questo quel ruolo non avreste mai e poi mai ricoperto. Ci sarebbero tantissime domande, ma non voglio neanche usare questo termine, una richiesta di un vostro parere su tanti fatti che hanno caratterizzato la vita politica e non di questo paese. Nel suo libro, lei parla e fornisce una dettagliata geografia della 'Ndrangheta, delle sue diramazioni nel tessuto sociale, economico, politico nelle regioni del nord. Mi permetta, ma c'è un'altra componente, forse la più importante, che fa da legante fra quelle che ha citato. Mi riferisco alla massoneria, lo dico tranquillamente senza mezzi termini. Sappiamo tutti, o quasi, la valenza e il peso determinante che riveste nella vita di questo paese. Nel mese di maggio scorso, e qualche giorno anche addietro, ricorreva il 30° anniversario della strage di Capaci e via D'Amelio. Ritiene che si stia andando nella giusta direzione per l'accertamento della verità, oppure che la strada della verità passi dalla Calabria, dalla provincia di Reggio Calabria, o per essere più precisi dalla procura di Palmi? All'epoca dei fatti, in meta di attenzioni da parte di tantissime personalità politiche, militari ed altri. Ricordo ad esempio Licio Gelli, che lei ha nominato, che era di casa a Cosenza in quel periodo, nelle vesti di poeta, veniva a fare il poeta, a partecipare ai concorsi di poesia. Lo stesso Giovanni Falcone veniva a colloquio strettamente riservato con il procuratore Agostino Cordova, che lei immagino, ripeto, avrà conosciuto. Non le dico poi quello che accadeva a livello di ispezione del Ministero di Grazia e Giustizia. Perché facevamo l'indagine assieme con Cordova, facevamo indagini collegate, lui procuratore di Palmi, io sostituto di loro. Quindi, e vabbè, quelli tutti che venivano. Quindi chiudo ribadendo la mia richiesta di una vostra opinione. Non crede che la strada della verità passi da quella procura e da quel procuratore che per certi versi ha avuto anche un trascorso analogo al vostro? Mi riferisco alla mancata nomina a procuratore nazionale antimafia a cui nessuno fa cenno o che nessuno vuole ricordare. Allora, guardi, lei ha messo temi che dovremmo incontrarci altre due volte. Vorrei rispondere in
un pezzettino di quello che le ha detto, ha parlato delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. E io sono stato a Capaci la settimana scorsa, poi sono stato a Palermo e ho parlato dell'agenda di Borsellino, perché io penso, io ho immaginato, ho visto, abbiamo visto tutto in televisione, no? La strage di Via D'Amelio. E voi immaginate, mentre ancora le macchine bruciavano, fumavano, una persona ha avuto la freddezza, cioè voi immaginate, andate in un poligono di tiro e sparate un caricatore con pistola, le orecchie vi fischiano quasi per 10 minuti. Immaginate lì una bomba, un'esplosione, che boato, no? Però, malgrado quel boato, una persona arriva lì, ancora c'era la polvere, bruciavano le macchine, una persona ha la freddezza di aprire lo sportello della croma celeste e prende la borsa. In quella borsa c'erano due agende, una rossa e una marrone. Quella marrone venivano segnate le cose dell'ufficio. In quella rossa invece era come un diario di persone che annotano tutto, no? Come le bambine e i bambini ai primi amori a 15 anni. E lui, dalla morte di Falcone, e quindi per tutto il resto che gli è rimasto, quindi meno di 2 mesi, andava continuamente a Roma. Andava, tornava, andava, tornava. E io sono convinto che Borsellino non andava a Roma a Via del Corso a mangiarsi il gelato, cioè, quelli di Palermo erano più buoni. Andava a Roma per parlare con persone importanti, più importanti di lui, per avere uomini e mezzi, per cercare di capire cosa era accaduto a Capaci, chi erano i mandanti di Capaci. La moglie, la vedova di Borsellino, sentita in udienza, dice: mio marito tornava sempre più nervoso, sempre più preoccupato, sempre più pensieroso. Cosa vuol dire questo? Che dai viaggi di Roma, dopo aver incontrato non il gelataio, aveva sempre più, capiva sempre più che era rimasto solo, che non aveva interlocutori importanti, potenti. E allora io penso che in quell'agenda rossa era talmente importante prenderla, farla sparire, custodirla, averla, perché attraverso l'agenda rossa tu hai il filo d'Arianna che ti spiega i mandanti di Capaci. Ecco perché è importante quell'agenda rossa. E chi ha quell'agenda rossa può ricattare persone ancora in vita. Quindi quell'apparente dettaglio dell'agenda, i contenuti di quell'agenda, se uno sa costruire e leggere tutto quello che poi è stato detto attorno a quell'agenda, io penso che sia molto importante. Quell'agenda, in quell'agenda si leggono, ci sono i mandanti della strage di Capaci. E allora è importante capire. E una sola cosa mi sono dimenticato stasera di dire, me l'ha fatto venire in mente lui: ma le associazioni antimafia, le grandi associazioni antimafia in quest'anno di grande smobilitazione sul piano normativo delle associazioni antimafia, dove erano, dove sono, che fanno, quando usciranno da fuori, quando prenderanno posizione? Grazie, grazie.
grazie davvero di essere stato qui, grazie al dottore Francesco Mandoi, grazie al procuratore di Catanzaro, dottore Nicola Gratteri. Avervi qui, lo ripetiamo, l'abbiamo detto col sindaco, lo ripetiamo, è stato un onore, e la presenza di tanti concittadini e gente di fuori dimostra l'attenzione per questi temi. Ecco perché quello che dicevamo all'inizio, lei forse doveva trovare un po' di sedi in più, perché ma mo, non fate una speculazione politica ora, non fate una speculazione politica, ho fatto una battuta. Grazie ancora. Credo che da questo incontro usciamo davvero tutti più ricchi, arricchiti, e con l'idea di poter ancora, dover ancora fare tanto. E l'essere insieme, questo è il messaggio forse che ti possiamo consegnare a Calimera, dottore, non è solo. Date e con l'Italia di tutti. Se qualcuno vuole far firmare la copia del libro dal procuratore, si fa la fila da destra. Fila da destra, ci dico io. Sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. Sono vestita a festa, ho la bilancia per lavorare. Prendo in prestito la vostra testa, giusto il tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere. Ma non so che cosa farmene, perché io servo nostro Signore. Con le tasse ci vado d'accordo, perché abbiamo la stessa pazienza di aspettare sul bordo del fiume quelli che peccano di arroganza. Vivo la mia solitudine, cercando nomi sopra una lista. Se c'è una cosa che mi fa sorridere, è la sorpresa di chi mi avvista. Con i buoni sono clemente, con i cattivi il tempo dirà. Ma per chiunque mi sporchi la veste, nessuno sconto, nessuna pietà. Sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. E tu, se sei un uomo, vivi di onore, amore, coraggio. Le tue leggi troppo spesso sono un vago miraggio. Non ingannare la tua coscienza, della vita sei il servitore. Chiamami ancora più forte, mi troverai dentro il tuo cuore.